e le sue regole. E lo dico pensando all'assemblea di base che abbiamo svolto. Io ho partecipato in qualcuna di queste. Abbiamo discusso, abbiamo parlato delle 11 azioni che compongono il nostro documento. Sono state discussioni franche. Abbiamo, con tutti i limiti del caso, perché poi la democrazia ha anche, diciamo, i suoi prezzi che si pagano, e devo dire che questo congresso, forse più degli altri, è quello che ha messo in evidenza una democrazia dentro la nostra organizzazione. Lo dico pensando anche alle polemiche rispetto, diciamo, al testo unico sulla rappresentanza. Abbiamo fatto parlare di noi, forse abbiamo anche fatto parlare di noi a sproposito, ma questo è un valore se noi mettiamo a reddito le cose che ci diciamo e se crediamo nelle azioni che ogni giorno compiamo. Lo dico perché quel testo unico sulla rappresentanza, per quanto mi riguarda, è un fatto positivo, è un fatto che cambia radicalmente il modo di fare sindacato. E siccome noi ce lo siamo detti sempre che la crisi non lascerà tutto come prima, forse quello è uno dei primi cambiamenti che siamo chiamati a compiere. Lo ritengo positivo e anche storico perché quell'accordo restituisce centralità ai luoghi di lavoro, ai lavoratori. Abbiamo sempre parlato dei luoghi di lavoro e, se volete, quell'accordo è anche coerente con questo impegno che ci siamo dati. Restituisce centralità ai lavoratori e restituisce centralità alle RSU, che lo voglio ricordare, sono elette democraticamente dai lavoratori. E lo diceva Lillo oggi nella sua relazione, la nostra è una fase congressuale complessa perché si svolge in un momento di crisi difficile, un momento di crisi mondiale, globale, una crisi che ha travolto l'Europa, ha travolto il nostro paese, e noi siamo la parte più debole del nostro paese. Oggi Lillo ha portato ad esempio tutta una serie di dati, sono dati macroeconomici tutti negativi, calano i consumi. E se in Italia calano dello 0,6%, nel meridione dell'1,2%, in Sicilia il dato è peggiore, si scende del 2,1% all'anno, un dato drammatico. L'occupazione, 2 su 5 non, solo 2 lavoratori su 5 lavorano, e uno di questi due è addirittura un lavoratore in nero. E poi la disoccupazione, ce lo ricordava oggi la segretaria di Selle, una disoccupazione che l'Istat certifica per la Sicilia al 21%, con 8 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale, che diventa corretta di oltre il 40%, 55% per i giovani e oltre il 60% per le donne. E negli anni della crisi si è a Messina, come ci ricordava Lillo, si sono persi 20.000 posti di lavoro. Nello stesso periodo in Sicilia sono 186.000 i posti di lavoro che sono andati in fumo. Una situazione assurda che getta la Sicilia in uno stato di disagio, che si somma alle condizioni dei pensionati. L'80% di loro guadagna un assegno di 700 euro al mese, il 70% di appena 500 euro. E tutto questo genera incertezza, sfiducia verso la politica che continua ad essere distante. Lo dico pensando a tutto quello che è stata la politica in questi anni nel nostro paese. Il berlusconismo ha demolito questo paese, e poi anche questo ce lo ricordava Lillo, non si è occupato della crisi. La nostra crisi per troppo tempo è rimasta una crisi inaffrontata, è rimasta una crisi addirittura nascosta, perché era Berlusconi che ci diceva che i ristoranti, gli aerei, le strade erano piene negli anni della crisi degli italiani che impazzavano, impazzavano e spendevano. È stata nascosta e, fra l'altro, il neoliberismo prodotto da quella politica ci ha distrutto un paese,
ci ha distrutto lo stato sociale, uno stato sociale che ha ristretto il proprio recinto. Non ci sono più tutele, non ci sono più i servizi, non ci sono i trasporti, non c'è la sanità, quella che c'è la devono pagare i cittadini per giunta malati, non c'è più la scuola. Oggi è emerso anche questo nel dibattito. Negli anni delle riforme che si sono susseguite in questo comparto, che è un comparto fondamentale, sono venuti meno 8 miliardi. Abbiamo tagliato il futuro di questo Paese, perché rinunciare all'università, all'innovazione, alla ricerca, a tutta la filiera della conoscenza significa rinunciare al proprio futuro. E questo oggi ci consegna una situazione ancora più complessa. Abbiamo scaricato in quegli anni le contraddizioni sul lavoro, lo diceva qualche delegato, si sono presi i soldi laddove erano, sulle pensioni e sui diritti del lavoro, meno tutele e meno diritti ai lavoratori. Una politica improntata sulla divisione, si è cercato di dividere il mondo del lavoro, si sono divisi i lavoratori pubblici da quelli privati, i lavoratori tradizionali da quelli precari, i giovani dagli anziani, gli immigrati dai cittadini italiani, ma anche i cittadini del nord rispetto a quelli del sud. Quando oggi Lillo ha introdotto la questione del meridione, ho riflettuto su questo altro aspetto, è un aspetto di cui nessuno parla, ne abbiamo parlato in questi anni solo noi, della questione meridionale che non è mai stata affrontata, addirittura a un certo punto quando l'idea leghista prendeva piede in questo paese era vietato parlarne, la CGIL lo ha fatto, oggi non siamo i soli. L'altro giorno hanno manifestato le imprese, il gruppo di Rete Imprese Italia, e il tema del Mezzogiorno era uno dei temi, perché le imprese del Mezzogiorno, della Sicilia, sono quelle che soffrono di più, perché la mancanza delle infrastrutture, la mancanza di tanti servizi materiali e immateriali incide tantissimo anche per le imprese, per le piccole imprese. E loro hanno portato una manifestazione nazionale parlando del gap fra il Mezzogiorno e il resto del Paese. E quindi è bene dirlo, non c'è nord senza sud, e questo Paese uscirà dalla crisi se avrà la capacità di stare unito, se le deficienze di alcune possono diventare i punti di forza degli altri e viceversa, perché altrimenti non ci sarà una strada. Noi dobbiamo ripartire dal lavoro, dobbiamo partire da quella che deve essere la ricomposizione della fiducia verso le istituzioni. Lo so che è una cosa difficile, ricompattare, ricomporre la fiducia verso la politica sicuramente non è un compito semplice, e non lo dico solo guardando a quello che è accaduto in questi 20 anni di neoliberismo col governo Berlusconi, lo dico guardando anche in quello che è accaduto negli ultimi anni. Abbiamo cambiato 3 governi senza elezioni, senza affrontare i problemi, un governo che ha, diciamo, eseguito in maniera scrupolosa i compiti della BCE, tartassando il lavoro, tartassando i cittadini, tartassando le famiglie. Letta, che poi, diciamo, ha continuato su questa strada senza un segno, senza una novità. Le famiglie avevano a casa le bollette dell'IMU e lui parlava a questo paese virtuale, l'Italia ha ridotto le tasse, allontanando di più la politica dalla gente. E poi Renzi, tante parole, tante frasi, tanti impegni, c'è qualcuno che in questi giorni contabilizza le promesse di Renzi, siamo arrivati a qualcosa come 70 80 miliardi di spese, e c'è una distanza fra le parole e i fatti, e io credo che noi come CGIL, oggi anche questo lo avete detto, dobbiamo valutare il merito
dobbiamo guardarla questa distanza e dobbiamo soprattutto saperla spiegare ai cittadini. Lo sapete qual è la distanza? La distanza è che si annunciano 70-80 miliardi di investimenti, si pagano le imprese, si rifanno le scuole e poi però il primo atto di questo governo produce questa TASI. Prima si chiamava IMU, poi si chiamava, prima si chiamava ICI, poi IMU, poi UC, tutti hanno rinviato, Renzi l'ha fatto al primo colpo. Bastavano solo 4 miliardi per cancellarla. Ed è bene che noi queste cose le diciamo, perché mentre si parla per esempio di ammortizzatori sociali, universali, la CGIL lanciò una proposta nel 2010 per allargare la copertura degli ammortizzatori sociali. Bene, oggi accade anche questo, si parla di ammortizzatore sociale universale, però nel frattempo i nostri lavoratori non hanno l'ammortizzatore sociale per la deroga, in deroga. E anche qui c'è una distanza fra il paese reale e quello immaginario. O ancora l'elenco delle scuole. Il 95% delle scuole in Italia ha bisogno di interventi. Oltre il 50% delle scuole in Italia è a rischio non agibilità. I prefetti non intervengono perché altrimenti ci sarebbe realmente un problema di mancanza delle scuole. E quindi io con questo voglio dire che bisogna anche lì avere la capacità di entrare nel merito. Noi lo valuteremo per quello che proporrà, anche se abbiamo capito che non ci vuole parlare con le organizzazioni sindacali. E questo è un problema, è un altro bel problema, perché se si dice che ai tavoli meglio un tweet, forse noi qualche problema ce l'avremo. Il nostro mondo, la nostra gente, quello che noi rappresentiamo. E io credo che la prossima stagione sarà una stagione complicata, una stagione di impegno ulteriore per la nostra organizzazione. Il Job Act è l'altro tema che sta mantenendo la scena in questi giorni. Non si capisce se si parla di regole oppure se si parla di una serie di provvedimenti, di un po' di spesa pubblica, eccetera, eccetera. E in questa incertezza io ci leggo molte delle cose che noi diciamo. Noi lo abbiamo detto agli altri governi e lo diciamo anche a Renzi, il tema nel nostro paese non è cambiare le regole del mercato del lavoro, anzi quelle regole già sono abbastanza flessibili. Questo paese, per inseguire il mito della flessibilità, oggi è il paese più flessibile d'Europa. Abbiamo 46 forme contrattuali, sarebbe opportuno cancellarne qualcuna e parlare di piano per il lavoro vero, parlare di investimenti veri, perché lo abbiamo detto stamattina, è il lavoro che decide il futuro. E quindi, e io stamattina alla domanda che ci poneva Confindustria, c'è un problema, ma chi decide sul lavoro? Io dico che noi vogliamo decidere con i nostri lavoratori e per i lavoratori. Le idee da questo punto di vista ce le abbiamo chiare, vogliamo decidere in trasparenza, vogliamo decidere nella chiarezza. Ecco perché abbiamo proposto qualche mese fa il nostro piano per il lavoro. E anche lì abbiamo chiesto interventi del pubblico, ma non perché vogliamo riprendere una teoria statalista, ma perché diciamo che il momento è talmente grave e straordinario per cui anche lo Stato deve assumersi con responsabilità alcuni impegni. E nel nostro piano per il lavoro abbiamo parlato dei siti archeologici. Oggi l'Europa ci rimprovera, dopo ogni temporale crollano i nostri monumenti. Abbiamo parlato di manutenzione idrogeologica, di sicurezza antisismica, di servizi pubblici locali, di assistenza, di integrazione, di riqualificazione energetica. Questo è il tema che noi vogliamo costruire in un mondo del lavoro che è cambiato. Vedete, quelle regole, quella flessibilità, e questo è un altro tema su cui mi auguro che questo congresso ci possa far riflettere, hanno cambiato il mondo del lavoro. Oggi ogni due lavoratori ce n'è uno che è precario, che noi non intercettiamo, perché abbiamo deciso di non intercettare, perché i nostri contratti non parlano
ai lavoratori somministrati. I nostri contratti non parlano ai lavoratori che lavorano con un voucher. I nostri contratti non parlano ai precari delle 46 forme contrattuali diverse. E se oggi in questa platea mancano quei lavoratori, mancano quei giovani, c'è un problema, compagni, che è il nostro. Perché noi abbiamo scaricato le contraddizioni, in alcuni casi, su quei lavoratori. Quanto ci sono contratti di lavoro che penalizzano chi oggi è precario, ma che cosa abbiamo fatto? Dobbiamo ripristinare quel valore di solidarietà, ma lo dobbiamo fare in concreto, guardando a quest'altra platea che in questi 15 anni pesa esattamente la metà, perché su fatto 100 chi, la platea di chi lavora, il 50% non è un lavoratore tradizionale. Io penso che il tema della contrattazione inclusiva è il tema, è il cambio di passo. Significa da un lato fare le battaglie ideologiche contro la precarizzazione, contro la flessibilità eccessiva, ma dall'altro lato significa guardare alla società che ci circonda, guardare a quei giovani, guardare a quei lavoratori e insieme a loro costruire una prospettiva diversa. Io non lo so, come vi dicevo, se Renzi vorrà portare avanti un confronto con le organizzazioni sindacali, però io credo che qualora questo non dovesse avvenire, noi dobbiamo prepararci e dobbiamo sfidare, dobbiamo lanciare una sfida più innovativa di quella che abbiamo fatto prima. Noi vogliamo costruire un ragionamento che sia più complessivo. A me oggi ha fatto riflettere anche le valutazioni che facevano CISL e UIL, ha fatto riflettere la dichiarazione di CISL rispetto alla condivisione, e poi mi ha fatto pure ridere la valutazione della UIL, cambio il logo, cambio le frasi, perché io, per me l'unità sindacale è un valore, ma l'unità sindacale si costruisce sul merito. E siccome la stagione che avremo davanti sarà una stagione difficile, io a questi signori vorrei dire: ma dove siete stati in questi anni, quando noi siamo stati definiti quelli del no, quando abbiamo fatto le battaglie, quando abbiamo detto no a tante scelte di questo governo e lo abbiamo fatto in solitudine? Oggi è troppo facile venire qua e venire a dire siamo tutti d'accordo. Così come vorrei dire, anche se oggi lo avete applaudito abbastanza, capisco che il sindaco vostro ha questo appeal, però io vi voglio dire quello che penso. Siamo nella nostra CGL, non ci sono più gli ospiti. Io non sono contento delle considerazioni che faceva il vostro sindaco stamattina, forse perché l'ho visto solo tre volte e in tutte le tre occasioni a Corinthians ha parlato di tutta la in maniera filosofica della società, eccetera eccetera, ha toccato un po' meno dei problemi. Lo sapete perché? Perché mi assomiglia tanto a Crocetta e io sono preoccupato. Poi questo pezzo mi assomiglia tanto a Crocetta perché non si parla dei problemi. Poi se si parla della Tares e qualcuno fa lo sciopero, è mafioso, e allora io inizio a preoccuparmi, perché tra l'altro lui dice che vuole lavorare più di Berlusconi, speriamo che fa meno danni rispetto a Berlusconi, perché il punto è questo: non si può venire qua, venire a dire io faccio la biblioteca per i bambini, io faccio la pista ciclabile, poi vabbè le avvertenze ce le ragioniamo. No, noi vogliamo parlare, perché oggi ci sono parecchie pagine che parlano di un progetto di sviluppo di questa provincia, ma anche di questa città. E queste cose si discutono, perché se poi le risorse non ci sono, è bene stabilire le priorità, è bene stabilire le ricadute. E quindi noi vogliamo parlare di rifiuti, di trasporti, di servizi per l'infanzia, di sviluppo sostenibile, di tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini, di turismo, di nautica e tanto altro ancora. Troppo comodo venire qua e venire a dire sì, c'è la pista ciclabile, c'è,
c'è la biblioteca e poi il resto lo vediamo. Non funziona così. Perché noi oggi abbiamo un altro compito in questa società qualunquista dove è facile sparare a zero, probabilmente anche io sto dando questa impressione. Noi abbiamo un compito che è più complicato. Noi dobbiamo chiedere a chi ha una responsabilità di governo di fare delle scelte e noi dobbiamo giudicare su quelle scelte. Invece qui si invertono i ruoli, siamo noi che dobbiamo risolvere i problemi e sono loro che hanno le leve del potere. Non funziona così in questa società così confusa. Vedete, noi non abbiamo perso tempo, anche quando c'era da difendere questo territorio. Io me la ricordo la telefonata di Lillo e in fretta e in furia abbiamo costruito quell'iniziativa con i tre sindaci delle città metropolitane, perché il tentativo l'hanno fatto perché in questa società spesso si agisce per trionfalismi, si agisce anche senza un'idea di dove si va a finire. Cancellare le tre forse non ha un senso, che in una regione, siamo l'unica regione che ha tre città metropolitane, ma se ci sono e se c'è, diciamo, un'Europa che vuole con la nuova programmazione dei fondi europei stabilire un contatto diretto con le città metropolitane, ma perché cancellarle? Anzi, forse sarebbe meglio farne altre, visto che poi, lo diceva il segretario della Fillea, questa regione non ha manco la capacità di programmare i fondi strutturali europei. Ed è questo lo spirito che ci ha portati a difendere questa idea di cancellare le province. Noi siamo stati forse gli unici ad assumere una posizione. Abbiamo fatto un ragionamento, abbiamo detto che sui costi della politica bisogna realmente costruire una scelta che vada nella direzione di cancellare i costi della politica e quindi cancellare le province, cancellare i consigli provinciali, i presidenti delle province. È un buon segnale. Fare in modo, e qui è la differenza tra noi e probabilmente anche il governo Crocetta, anche se mi sento di dire, e in questo condivido il giudizio che oggi dava Filippo l'onorevole Panarello, questa riforma fa un piccolo passo in avanti. Fa un piccolo passo in avanti perché restano le tre città metropolitane che potranno interloquire direttamente con l'Europa in tema di fondi strutturali europei. Si fa un passo avanti perché si parte dai perimetri provinciali esistenti. Noi temevamo che si potessero duplicare i liberi consorzi, addirittura con il limite dei 180.000 abitanti anziché i 150.000, forse il quadro resterà quello attuale. C'è un altro punto su cui bisogna non indietreggiare ed è il tema dei servizi. Adesso ci saranno 6 mesi di tempo, la regione dovrà decidere quali competenze passare ai liberi consorzi e lì noi diciamo una cosa: a queste aree di secondo livello vanno date quanti più servizi possibili se vogliamo realmente realizzare quelle economie. E quindi, che so, l'acqua, o ancora questa regione che è una regione elefantiaca, lumaca, una regione che se devi chiedere un'autorizzazione per aprire una pompa di benzina passano 6 anni. Facciamo in modo che possa essere raccolta questa opportunità dei liberi consorzi per fare in modo che ci sia un'effettiva sburocratizzazione, un effettivo passaggio di competenze. Cancelliamo i doppioni. Non è facile, ecco perché lì saremo impegnati. Non è facile. Basti pensare alla vicenda degli autorifiuti. Ci sono 27 autorifiuti in liquidazione ancora, che paghiamo tutti noi. Ci sono gli ARO, ci sono le SRL. Probabilmente si daranno le competenze alle aree vaste di secondo livello. Non funziona così. Tagliare i costi della politica significa ottimizzare tutto. Via tutti questi consigli d'amministrazione. Snelliamo, mettiamo in campo delle politiche che possano determinare economie di scala vere e così possiamo realmente incidere e possiamo realmente cambiare il volto a questa Sicilia. Io
Rispetto al governo Crocetta, certo, è un governo diverso. Io credo che il peso di due ex presidenti della regione inquisiti e incriminati per mafia ce lo portiamo dietro tutti i siciliani e chissà per quanto tempo ancora. Crocetta da questo punto di vista è diverso, così come è diverso il suo impegno nel tema della lotta alla corruzione. Ce la dobbiamo dire, compagni, la verità. Il vero problema di questa regione, oltre a quello della mafia, è la corruzione. E su questo Crocetta ha dei meriti, ha messo in discussione la burocrazia di questa regione. Ma poi, per il resto, abbiamo problemi, perché temiamo che questa rivoluzione in fondo sia più che altro una grande confusione. E noi vorremmo che rispetto a questa confusione si farebbe chiarezza. Un po' di chiarezza sui problemi che poi sono i problemi che coinvolgono il nostro mondo, la formazione professionale, i lavoratori forestali, i consorzi di bonifica. E spesso addirittura c'è stato un periodo, sempre per quel discorso che insomma Crocetta e l'antimafia, c'è stato addirittura un periodo per cui non potevamo manco pronunciare questi temi, non potevamo parlare di questa gente perché sono tutti ladri, sono tutti inefficienti, e non funziona così, non funziona così. Noi per primi vogliamo che la formazione professionale diventi quella effettiva, reale, vera, ancorata al territorio, ancorata al bisogno delle imprese. Lo abbiamo denunciato 3 anni e mezzo fa. Noi per primi vogliamo che i forestali siano utilizzati in maniera diversa, forestale, consorzio di bonifica, ESA. Un progetto compiuto di sistemazione idrogeologica di questa terra che ha tanti problemi, che ha tante inefficienze, non c'è più una strada agricola, arriva un temporale e va via tutto. Sono questi i temi che noi per primi vogliamo affrontare con il governo Crocetta. E poi a me ha fatto riflettere tantissimo l'altro giorno quello che ha scritto la Corte dei Conti rispetto alla politica siciliana, e ci deve far riflettere questo, perché noi non andremo da nessuna parte. La Corte dei Conti dice che la politica siciliana, davanti alle condizioni di povertà delle famiglie, alle disastrose condizioni economiche dei siciliani, non riesce a dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, occupandosi prevalentemente di se stessa, sottraendo ricchezza al paese. E poi dice un'altra cosa ancora più grave, la Corte dei Conti: se i cittadini più sfortunati o più poveri spesso delinquono, lo fanno perché sono mossi dal bisogno. E noi diciamo a Crocetta questo: la vera rivoluzione è liberare i cittadini siciliani dal bisogno. Se quella è la rivoluzione, noi saremo i primi, saremo davanti a Crocetta, ma se non sarà così lo denunceremo. E lo denunceremo perché c'è una necessità in questa regione. Vedete, l'altro giorno siamo stati chiamati perché la legge di stabilità, come voi sapete, impugnata per 554 milioni, sarà messa in pista con 300 milioni di disponibilità. E quindi questo è un problema, è un problema. È un problema perché quelli saranno tagli. Ci hanno detto che tagliavano del 50% alcuni capitoli, senza specificare quali, che tagliavano del 20% altri capitoli, senza specificare quali, che tagliavano del 30% le rimesse agli enti locali per i malati psichiatrici e per i disabili. E noi abbiamo detto no, perché se la logica è quella dei tagli lineari, ma è possibile che a pagare siano sempre più deboli? E quindi noi addirittura tagliamo obblighi di legge per gli enti locali e addirittura tagliamo diritti e tutele a persone che sono per giunta malati. E vedete, noi abbiamo detto una cosa: in questa legge di stabilità si taglia tutto quello che c'era per lo sviluppo. Ora, non è che ci fosse molto per lo sviluppo di questa regione, ma quel poco che c'era è saltato tutto. E io mi sono permesso di dire che non può passare il messaggio, perché qua ci mettono 3 secondi a costruire
un messaggio agli amici di Confindustria e qualche altro ben pensante in questa regione, che il sindacato rappresenta il vecchio, rappresenta i forestali e lo sviluppo lo tagliamo. Noi abbiamo spiegato che per noi c'è un giudizio negativo rispetto a se questa è la situazione a distanza di un anno, e un anno diciamo non è un tempo breve, ma è un tempo, c'è un giudizio negativo. E c'è un giudizio negativo perché se ogni anno noi facciamo i conti della serva e raschiamo qua e là, va a finire che questa regione affonda e con lei tutte le siciliane e i siciliani. Quindi abbiamo chiesto a Crocetta un cambio di passo, e il cambio di passo si fa intanto con la capacità di qualificare la spesa pubblica. L'altra volta hanno bloccato questo appalto dei 180 milioni per l'acquisto dei pannoloni all'ASP di Palermo. Quello è uno degli appalti, poi ce ne sono altrettanti nelle altre 8 ASP. Il cambio di passo significa qualificare la spesa in quella direzione. Significa, e lo diceva anche qui Lillo stamattina, una seria lotta all'evasione fiscale. Il dato regionale, che per giunta è sottostimato, parla di 20 miliardi di evasione all'anno. Recuperare il 5% significa avere 1 miliardo. E poi abbiamo gli articoli, l'articolo 36 dello statuto. L'articolo 36 è un articolo che sostanzialmente dice questo: tutta l'imposta di produzione che le aziende pagano in Sicilia, nel momento in cui viene pagata tra la regione e lo Stato, si deve fare un accordo. Ad oggi questo accordo non c'è, e quell'imposta, sono 8 miliardi all'anno, finisce direttamente nelle casse dello Stato. E allora io dico questo: se noi siamo una regione a statuto speciale, ma perché non dobbiamo esercitare il diritto che proviene dall'articolo 36? È una questione di credibilità, cioè noi riusciamo a interloquire con lo Stato se diventiamo credibili. Questo è un altro tema, però non può nemmeno accadere che lo statuto diventa un limite se poi io non riesco a farmi la contrattazione sull'articolo 36, perché lo statuto è un limite a questo punto, visto che siamo l'unica, solo le regioni a statuto speciale sono sottoposte, le leggi di queste regioni sono sottoposte al controllo del commissario dello Stato. E allora delle due l'una: proviamo ad interloquire, recuperare anche lì il 10, il 15% di quel gettito significa avere risorse fresche. E poi andiamo ai fondi strutturali, perché vedete, non conta solo avere l'idea di come si vogliono spendere i soldi dell'Unione Europea. Ci vogliono le idee, ci vogliono i progetti e poi ci vogliono i soldi per il cofinanziamento, perché quel 20% di spesa sconta le inefficienze, le incapacità progettuali, ma sconta un'altra verità che nessuno dice: noi non abbiamo i soldi per cofinanziare, e non avendo le risorse per cofinanziare, agenda 2014-2020, che vale qualcosa come 6-7 miliardi, resterà lì. E per spenderli tutti quei soldi ci vogliono altri 6-7 miliardi di risorse fresche che questa regione deve in un qualche modo recuperare. E siccome io non voglio che le recuperano sui forestali, sui lavoratori diretti o indiretti di questa amministrazione pubblica allargata, io sono per efficientarla quell'amministrazione pubblica allargata, per dare servizi ai siciliani, per costruire un sistema pubblico di qualità, ma non per fare la macelleria sociale. Sono questi i temi del confronto che noi stiamo portando avanti con il governo Crocetta, e sappiamo che il tempo non è neutro, c'è un fattore tempo, perché la gente non può più aspettare, la gente non ce la fa più. E rispetto a questo noi saremo chiamati i prossimi mesi a compiere delle scelte, anche scelte radicali, perché poi l'idea di sviluppo di questa regione, ma me lo sapete dire qual è? Di che cosa si parla? Qual è l'idea di sviluppo che ha questo governo? Io faccio fatica ad intravederla. Abbiamo visto
Le battaglie che ha fatto il ministro Serracchiani per difendere un'azienda di 40 dipendenti, del governatore Serracchiani, per difendere un'azienda di 40 dipendenti, addirittura ha chiesto le dimissioni del ministro. E qui invece noi siamo in una situazione in cui lo sviluppo è abbandonato a se stesso. I tavoli che si fanno al Ministero delle attività produttive a volte non vedono manco la presenza della regione, su vertenze importanti come quella Fiat, come quella della ST, manca, diciamo, una idea di quale devono essere le politiche industriali. Ci vuole un quadro d'insieme che tiene tutto, di quelle che devono essere le politiche di prossimità. Noi abbiamo chiamato economia di prossimità perché vogliamo dare valore a ciò che abbiamo, al patrimonio archeologico, al patrimonio turistico, alle nostre spiagge, ma anche alla bonifica dei siti inquinati. Ci sono conferenze di servizio fatte su Gela, alla quale questa regione non si è presentata a novembre dello scorso anno. E io credo che su questo aspetto noi dobbiamo intervenire, così come abbiamo detto di guardare, diciamo, ad un insieme, mettendo l'ESA, i parchi, l'Istituto Zootecnico, l'ARAS. Vedete, noi abbiamo scontato in tema di disastro ambientale negli ultimi anni qualcosa come 50 morti, e so di dire questa cosa in un territorio che ha avuto gravissimi lutti, pensando, diciamo, a Saponara e a Giambinieri. Ci sono studi che dimostrano che con una spesa annua nell'arco di 15 anni, con 2 miliardi e mezzo in tutto il paese, si può risanare l'ambiente. Mentre attualmente, durante questa crisi, stiamo spendendo qualcosa come 3 miliardi e mezzo all'anno. E io credo che noi dobbiamo costruire, diciamo, anche una capacità di proposta. La relazione di Lillo offriva diversi spunti, perché ognuno di noi sta coniugando il piano per il lavoro, e anche la CGIL siciliana alla fine di questo percorso coniugherà il proprio. Ed è un modo nuovo con cui noi ci poniamo nel confronto con il governo Crocetta, perché il cambio di passo probabilmente lo stiamo realizzando e non ce ne stiamo accorgendo. Ed è un cambio di passo che mette di fronte a tutto e prima di tutto il merito delle questioni. Io non lo so quello che saremo in grado di fare, e mi avvio alle conclusioni. Sono convinto però che in questi mesi abbiamo operato una serie di scelte, a partire, diciamo, dalle questioni più interne. Stiamo lavorando per costruire un gruppo dirigente unito, compatto, e credo che noi dobbiamo continuare su questa strada. Stamattina, aprendo i lavori, abbiamo ricordato la strage del 47, ed è un fatto positivo. Io ho visto e mi ha fatto riflettere anche, diciamo, la modalità con cui oggi abbiamo iniziato. Abbiamo ricordato la nostra storia, e poi Lillo ha chiuso la sua relazione parlando del futuro. Non è una banalità, ma è il senso di un'organizzazione responsabile che si interroga del suo passato per capire meglio il presente e magari per continuare ad esistere nel futuro. E l'esercizio della memoria non è una cosa banale, compagni. In una società che va veloce, avere un po' di tempo per vedere quello che siamo stati. A me è capitato, magari a girare per le scuole, parlare con i ragazzi, e quando gli spieghi che cosa sei, che cosa fai, perché i giovani oggi ci vedono come quelli che il sindacato, i giovani in questo momento di società, in questa fase di società, sono quelli che hanno tutto e subito, e spesso vedono il sindacato come uno strumento. Tu lo chiami, se hai un problema, e ti deve risolvere subito il problema. Non è proprio così. Quando a loro spieghiamo che cosa siamo stati, quando a loro spieghiamo che il sindacato sono tutti quelli che decidono di iscriversi, di sacrificare un po' del proprio tempo per loro stessi ma anche per gli altri, quindi con un concetto di grande solidarietà, i giovani riflettono. E quando spieghiamo che cosa è stata la nostra storia,
che siamo stati, addirittura abbiamo vissuto in clandestinità, e gli fai capire che c'è stato nella tua storia sempre un tempo peggiore di quello che stiamo attraversando. E io chiudo dicendo che deve prevalere la confederalità, di cui nessuno parla, perché la confederalità è il nostro valore aggiunto, la confederalità è quello che mette dentro tutti, mette dentro i lavoratori, i disoccupati, i precari, i giovani, ma anche i servizi, i funzionari, le RSA e le RSU, a proposito di quello che ci diceva oggi il compagno Carmelo Vitè, era perplesso su questa divisione. Io credo che oggi il ragionamento è esattamente inverso, noi dobbiamo dare un valore alla confederalità perché i guasti del corporativismo sono stati tanti, per cui noi dobbiamo parlare di confederalità anche perché abbiamo una fase di passaggio stretto e quindi confederalità significa far prevalere l'interesse generale rispetto a quello corporativo, significa dare risposte ai pensionati ma anche agli altri, anche a quelli che la pensione non l'avranno mai, significa dare risposte ai lavoratori tradizionali ma anche ai precari che quei diritti non ce li hanno, significa fare del mondo del lavoro parcellizzato un tutt'uno e deve prevalere la solidarietà e forse qualcuno dovrà cedere qualcosa agli altri se vogliamo fare questo paese unico e solo. Vi ringrazio e buon lavoro.